Eva! Guardatelo, che bello! Wow! Bravo! Rinforzano un'iniziativa insolita, quella dell'adozione di una tartaruga. Beh, in realtà abbiamo conosciuto Cesta subito all'inizio del nostro progetto e ce ne siamo innamorati sia per la passione degli operatori sia ovviamente per la tipologia di studi che rivolta appunto allo studio degli ambienti marini e dei suoi abitanti e alla tutela del mare e di tutte le specie che lo abitano. In particolare Bobo cosa significa? Beh, Bobo è una delle tante tartarughe che purtroppo rimangono incagliate nelle reti dei pescatori che fortunatamente hanno fatto accordi con Cesta per poterle poi far curare e rientrare nel loro habitat naturale. Oggi questo è avvenuto e speriamo che sempre più i pescatori siano sensibilizzati, non solo qui a Ravenna, ma altrove, proprio perché si possa ristabilire un equilibrio tra tutte le specie animali. Bobo è una tartaruga marina caretta maschio, come molte tartarughe che capitano al centro Cesta, è una di quelle tartarughe che i pescatori scelgono di sbarcare a terra perché sono catturate accidentalmente e sanno che se le buttassero direttamente in mare probabilmente incorrerebbero in complicazioni e addirittura la morte. In questo modo, portandola a terra, le salviamo e siccome Bobo è un maschio e le tartarughe marine caretta sono sempre più rare negli esemplari maschi, perché quando le tartarughe nascono all'uovo è la temperatura che decide del sesso di quale sarà l'animale e con il cambiamento climatico stanno nascendo sempre più femmine, ma sono fondamentali anche i maschi per il mantenimento della specie. Capire questo maschio con l'installazione di un GPS quali areali frequenterà e soprattutto dove troverà le sue compagne per accoppiarsi e riprodursi è un tassello molto utile nella conservazione di questa specie e quindi oggi siamo felicissimi di lasciare un maschio con un tracciatore GPS che ci permetterà di monitorarlo per la durata di un anno e mezzo. In quest'anno e mezzo sicuramente Bobo frequenterà un areale di accoppiamento e poi vedremo anche dove sceglierà di svernare, di passare l'inverno e dove passerà la prossima stagione estiva, che è quella dove lui cercherà di mettere più peso e quindi di nuovo un areale di alimentazione. Quanti anni ha Bobo? Bobo è una tartaruga adulta, quindi è un riproduttore, potrebbe avere circa una trentina d'anni, e sono tutte età stimate, ma più o meno potrebbe avere a cavallo di queste età. Con i dati che recupererete cosa farete? I dati che recupereremo dal tracciato di Bobo li andremo ad aggiungere ai tracciati di due tartarughe che nel passato abbiamo tracciato con il GPS, due femmine, e li implementeremo con un ulteriore GPS che metteremo tra qualche settimana di una tartaruga giovanile. Avere tutti questi dati serve per monitorare la specie caretta e quindi è sostanzialmente conoscere, studiare per conoscere e conoscere per proteggere.